Hello, goodbye, hello. Auguri. Auguri. Ancora, noi devo dire che siamo stati quelli che abbiamo fatto gli auguri a Radio Capital TV nel peggior modo possibile. Beh, no, nel modo più... Più da duo, più diciamo, più da duo. Attenzione, perché avrei un annuncio da fare. Non c'è duo senza te. Tutti affiattati come una squadra vincente. Se vi siete persi, amici, questa bella puntata insieme a Mix e insieme a tutti gli ospiti, appunto, che hanno augurato il buon compleanno a Radio Capital TV, sì, c'è un'altra possibilità, ce ne sono diverse. Però intanto vi ricordo quello di questa sera, alle 21, quindi alle su 21. Radio Capital TV ritroverete, insomma, rivedrete appunto la replica dello spettacolo. Come noi siamo gli unici che però hanno portato qualcosa da mangiare. Dillo. Per festeggiare, perché non quando tu. Si fa il compleanno, sì, si portano le pastarelle. Non esattamente tu. Guarda che bel vassoio, sì, che ti ho portato. Intanto comincio ad aprire, che io presento la persona che ce l'ha portati. Intanto ciao Pio. Ciao Pio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, Pio, ciao. Russo. Pio Russo, sì. Che trasmette, perché anche lui è DJ. È un collega. È un collega. Dove lavori? Indegnamente collega. No, ma ragazzi, che indegnamente? Ma ci mancherebbe altro. A Radio Amore Napoli. Oh, Radio? Amore Napoli. A Radio Amore Napoli, ok. Radio Amore. E che tutta programma? Musica wow. No, tutta musica comiciosa. No, normale, assolutamente. Normale, come e tu che programma fai? Faccio un programma, si chiama Se ne capito, dico di ma parole. Se non sei capace ad aprire. Non voglio rompere la carta, magari strappa, ci rincarto strappa. Le pastarelle per mia figlia, poi. Ma no, che ci incarti le pastarelle per tua figlia? Scusa, dici. No, assolutamente, faccio questo programma che si chiama Se ne dico di parole, un programma giornalistico, quindi ci occupiamo delle notizie che riguardano come noi, quindi. Sì, che riguardano la cittadina. Non mi fa sentire niente. Se ne dico di parole. Se ne dico di parole. Dicono di parole, ma certo, pure lui sta messo bene col dito. Noi stiamo messi male, oh, ma lui... Allora, scusa Pio, che tre, cosa tre c'è? Tre ore e mezzo per aprire un cabaret di sì, dolci. Sì, vabbè, ma cioè, se devo azzannare come fate voi animali, guarda come che guarda. Po' di roba. Mazza. Che ci ha portato. Le pastarelle, quelle, cioè le no, pastarelle, le sfogliatelle, quelle grandi. Esatto. Quelle ricce e quelle lisce. E quelle lisce. No, io... quelle lisce e quelle frolle, attenzione. Frolla, non liscia, fa frolla. Attenzione, però spieghiamo bene, scusate, perché siccome Roma è un po' il centro culturale... Lui viene da Napoli. La gente viene da Napoli per vedere il Colosseo, per fare una visita a Papa Francesco, no, e per vedere i fori imperiali, no, per vedere il foro Palatino, no, che eri venuto a fare? Ho detto no. No, sono venuto per Mary Andrea. No, le vaccate, di la verità. Sì, sì. Sono venuto per uno spettacolo che c'è questa sera di wrestling. Di wrestling? Sì. Stasera wrestling. Dove? Alla Pala Lottomatica. Quindi cioè hanno vicino. Preso il Pala Lottomatica perché... certo, se no dove vai? Per la quarta volta. È la quarta ed è pieno magari ed pure. È pieno. Ed e è che pieno. Chi si sfida? Si sfidano un po' tutti quelli più famosi della WWE, che è la federazione americana più importante. Quindi vengono, cioè, sono lottatori... Professionisti. Internazionali. Oh, stasera qualche facciamo nome. Qualche nome. Big Show. Kane. Di Nembros proprio. Non di Membros, Mary, di Nembros. Ho detto di Nembros. Il campione intercontinentale Kevin Owens. Beh, perché c'è anche un campione del mondo che però si è fracassato il ginocchio 2 giorni fa. E come mai? Durante un incontro e quindi non quindi ci sarà. Ci si fa male. Ci si fa male, sì. Vedi che ci si fa male. Ma è tutta finzione? Allora, in realtà sanno come prendere le botte, mettiamola così. Eh beh, certo, giustamente. Sanno come prendere le botte. Capito, però un attimo, i salti e le altre cose che fanno sono tutte vere. Io l'ho visto dal vivo, è la settima volta che li vedo dal vivo, quindi posso garantire che tu sei tutto... appassionato di wrestling. Sì. E poi si parteggia per uno, cioè ognuno ha dei campioni per i quali parteggia oppure fai casino a prescindere? No, ci sono gli heel che sono i cattivi e i face che sono i buoni. I fessi sono. No, i fessi sono lì, scusami. E tu con chi stai? Io allora sto con questo qui della mia maglietta, non si vede naturalmente perché siamo in radio, che però è un cattivo, è un heel. Si chiama Bray Wyatt. La maglietta peraltro è fichissima, tra sì, le sì, altre bellissima. Cose, mi spiace non si vede. È una faccia da capra questa. È una faccia da capra. Ma tu hai mai praticato? No, non me lo posso permettere, guardami qui. Che vuol dire? Che so, magari prima era diverso, poi dopo le botte era così. Sono diventato così, esatto. Certo, e ha deciso di fare la radio a quel punto. Un po' come me, che facevo prima l'indossatrice, la fotomodella, sì, la pornostar, ma poi ho deciso di virare tutto su. Va bene, grazie a tutti. Grazie, arrivederci, noi ci mangiamo le pastarelle, c'è musica, sì.